Con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia e dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio
per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Vedete che è interessante il Vangelo di questa sera.
diceva una cosa bellissima. Diceva che quel bimbo che è nato e che è venuto su questa terra per far vedere il volto vero di Dio è stato chiamato Gesù. Il Vangelo di oggi diceva quello. Lo chiamarono Gesù. Gesù in ebraico Yeshua vuol dire Dio salva. Dio salva. Che bello. Noi siamo stati invitati e anche adesso siamo invitati a entrare in questo nuovo anno da un Dio che salva, che ci chiama e ci salva. Bello questo. Perché effettivamente entrare nel nuovo anno di questi tempi non è proprio un atto di gioia incredibile. Ci lascia un po' di paura e un po' di perplessità, perché sappiamo che cosa affronteremo nei primi mesi? La pandemia. Sai che roba? Sai cosa affronteremo? Una fatica economica. Sai che roba? Sai cosa affronteremo? Un cambio climatico che ci preoccupa. Sai cosa incontreremo? Grandissimi flussi di gente che deve migrare. Sai cosa incontreremo? Oddio mio. E Dio ci ha invitati a incontrare questo. Cosa vuol dire? Che è un Dio che salva. Vuol dire che Dio sarà accanto a noi per farci vedere tutte le opportunità che ci saranno. Che bello. Cosa sappiamo noi del nuovo anno? Che Dio ci ha chiamati a entrare nel nuovo anno e sarà accanto a noi per farci vedere tutte le opportunità buone che avremo, no, per migliorare un po' questo mondo. Che bello. Questo è ciò che facciamo noi cristiani. Ed ecco allora la bellezza del simbolo che avete visto. Hanno portato un bimbo, alcuni giovani, alcuni adulti. Hanno portato una corda e tutti tenevano la stessa corda. Perché il Papa ci ha detto, in questa giornata della pace, che un modo per costruire la pace è il dialogo tra generazioni. Questo ci ha affidato quest'anno. Per costruire la pace, costruisci il dialogo tra le generazioni. Sapete, effettivamente la nostra è una società dove si è rotto moltissimo il dialogo tra generazioni. I giovani sono parcheggiati a scuola, gli anziani sono parcheggiati più o meno, gli adulti cercano di reggere nella società e si fatica a parlarsi, si fatica tantissimo, soprattutto tra adulti e giovani è diventato difficilissimo. Il Papa dice, per costruire la pace dobbiamo ricercare il dialogo tra noi. Allora è bellissimo questo simbolo della corda. La corda ci fa pensare tante cose. La corda è una cosa che tiene insieme. Quando fai un carico di un carretto, poi ci metti la corda che tiene insieme, altrimenti cade tutto. La corda attacchi a un chiodo e sali e tiene quando fai parete. La corda ti attacchi a un secchiello e va giù al fondo del pozzo e tira su acqua buona. Bellissimo. La corda tiene insieme, tiene, tira su. Papa dice, cercate seriamente di confrontarvi tra generazioni, perché solo così la società terrà insieme, altrimenti si sprindella, solo così terrà insieme e soprattutto solo così riusciremo a spendere ancora energie e fiducia per tirar su le nuove generazioni, che è una cosa su cui fatichiamo, anche noi Chiesa. Fatichiamo tantissimo. Il Papa dice, invocate il buon Dio per essere capaci di dialogare e di educare, e questo costruirà pace. E allora tutti noi torniamo a casa, chi ha nipoti, figli, amici, anziani, davvero portiamoci in quest'anno questo invito del Papa. Impara ad ascoltare il giovincello, l'anziano, e tu giovincello impara ad ascoltare l'adulto, l'anziano, impariamo ad ascoltarci, perché siamo davvero importanti, anelli importanti di una società, e solo una società che tiene insieme realmente è una società meno ingiusta e che può costruire pace. Ce lo auguriamo di cuore. A casa portatevi soltanto questo bellissimo simbolo della corda, portiamoci questo che ci accompagni nell'anno.
gioiamo di riconoscere la Beata Sempravergine Maria, madre del tuo figlio e madre della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione un grazie di cuore alla pastorale giovanile che ha animato, al coro della pastorale che per fortuna aveva la voce e ha cantato, bravissimi, grazie. E un grazie ai sacerdoti, ai concelebranti, ai diaconi, ai ministranti, grazie davvero di cuore. Torniamo a casa con l'immagine della corda come impegno, ma anche come certezza che la benedizione che chiediamo al Signore sia proprio questa, che sia Lui la corda, sia Lui innanzitutto a tenere insieme le nostre case, le nostre comunità, la nostra società. Lo chiediamo con questa benedizione. Il Signore sia con voi. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, effonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e salute. Vi custodisca integri nella fede, costanti nella speranza, perseveranti e pazienti, sino alla fine nella carità. Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti qui e in ogni luogo le vostre preghiere e vi conduca alla felicità eterna. E la benedizione di Dio scenda su di voi, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.